Mazzini, sono uno studente master del primo semestre qua al Glion Institute of Higher Education e sono nel campus di Glion. Ho considerato Glion fin dall'inizio e poi un summer education admission officer mi ha contattato, mi ha parlato un po' di più di Glion e anche di La Roche. Tutte e due mi sembravano molte buone opzioni, ma specificamente il programma di Real Estate e Luxury Management a Glion mi sembravano più interessanti. Personalmente mi piace tanto perché non ci sono esami per me, ci sono più che altri tanti lavori scritti, tante presentazioni e esami concentrati a quel lavoro. I professori normalmente lavorano, perciò non sono professori che si dedicano 100% del tempo a insegnare, ma è gente che ha esperienza lavorativa che te la presenta nel momento. Abbiamo avuto un ragazzo, un professore di che lavorava a Google, che si dedicava a digital transformation per Hermès, Curing e VMH, e lui è stato veramente interessante. Abbiamo avuto una professoressa che ha lavorato con Salvatore Ferragamo. E poi io personalmente penso che se vai a Glion vale la pena tantissimo essere nella parte extracurricolare. Io sono un ambasciatore della scuola, che significa che rappresento la scuola, e non me ne pento per nulla, mi piace tantissimo, proprio conosci tantissima gente, lavori con gente veramente bravissima, capisci più come cosa succede nella scuola, cosa devi fare, e non è l'unica cosa che puoi fare, c'è anche tantissimi comitati, c'è il comitato culinario, c'è il comitato di graduation, di vino, e questo ti dà l'opzione di non solo imparare attraverso di Glion, ma anche con gli studenti e lo staff di Glion in un modo un po' più extracurricolare. Ci racconti un po' dei tuoi piani per il futuro? Quella è la parte che fa un po' più paura, però io so che voglio rimanere in luxury. Ciò che non sono sicuro è andare più su hotels o ristoranti, però i lavori che mi piacerebbe applicare sono assolutamente in food and beverage, in hotels come Four Seasons, Ritz-Carlton. Quelli sono lavori in cui io personalmente mi vedo. E in ristoranti mi piacerebbe anche lavorare in un gruppo di ristoranti. In Svizzera sarebbe ideale, ma normalmente devi sapere il francese e il tedesco o l'italiano, ma a Lugano sono più gruppi italiani, e lavorare in un ristorante per poi eventualmente avere il mio proprio bar / ristorante. E ci racconti qualche esperienza di stage che hai fatto in giro per il mondo? Di stage ho fatto il bartender l'anno prima del Covid a Panama, ed è stato molto interessante perché è che scopri che un po' l'ospitale ti piace, perché era molto stancante, però lavoravo con piacere, mi davano anche un minimo di iniziative, nel senso, se io pensavo che qualcosa era un po' non ben organizzato lo potevo cambiare, che alla fine mi conveniva perché lavoravo più veloce. Quanto è importante fare un'esperienza all'estero, quindi, secondo te? Per il tuo curriculum, soprattutto anche poi nel mondo dell'hospitality. Io penso anche proprio ogni volta che mi sono trasferito sono cresciuto come persona. Sono imparato anche in situazioni un po' non comode a comportarmi meglio e anche conoscere le persone, leggerle meglio, ho amicizie incredibili. È un po' in tutto il mondo, sono difficili da mantenere, ma quelle che mantieni valgono oro. E qui a scuola invece come ti trovi? Hai amici, dicevi, di tutte le parti del mondo, quindi sì. Siete super internazionali. Il nostro gruppo particolarmente siamo molto internazionali, siamo una decina di amici e ci sono di Honduras, di Colombia, di Lussemburgo. Poi c'è un ragazzo albanese, brasiliano, francesi non mancano mai, italiani e italiani. Raccontaci un po' di nuovo dell'esperienza qui a Glion, qualcosa in più, qualcosa che secondo te perché consiglieresti ad uno studente che ha questo amore per l'hospitality di venire qui? Sapevo che Glion era una buona scuola, e però un po' di sorpresa c'è stata quando sono venuto qua e ho fatto le arti pratiche. Veramente quello sono rimasto totalmente
mozzafiato. Il lusso è un qualcosa di particolare, no? Il mondo del lusso, sì. Non è che tutti lo comprendono. Cosa ci racconti di questo mondo del lusso? Lusso è l'attenzione al dettaglio. Sembrare semplice quando in realtà è un tantissimo lavoro e molto dettagliato. Anche qua a Bellevue, tantissimo lavoro, ma quando ti siedi nel tavola non sembra nulla complicato, ma dietro devi stirare la tovaglia perfettamente. Tutto ha una logica, come sono messe, tutto c'ha una proporzione identica. Quello personalmente è qualcosa che mi piace, perché so che posso lavorarci tanto, essere stanco, ma continuo a godermi. Non è qualcosa di stancante per me.